Nessun dorma, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma. Questa sera si confronteranno due esponenti politici di estrazioni differenti, con visioni evidentemente differenti. L'argomento di partenza sarà l'inizio dell'era Draghi, del governo Draghi, con tutte le attestazioni di fiducia, sono tante, e con le critiche sono forse meno, ma è importante dare spazio ovviamente a tutte le opinioni. Iniziamo come sempre con l'aiuto della nostra copertina. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere. L'unità non è un'opzione, è un dovere. Vediamo se la pensa così Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d'Italia. Onorevole Frassinetti, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Voi siete fieramente, dal vostro punto di vista, ma anche... isolati praticamente all'opposizione. Draghi dice l'unità è un dovere in questo momento. Cosa risponde? Ma io rispondo che l'unità non è un dovere, perché gli ribalto un po' il contesto. Forse è un dovere che ci sia un'opposizione in un paese democratico. Cioè, non conosco paesi al mondo, forse a parte la Corea, non so, che non abbiano un'opposizione. Quindi noi siamo all'opposizione anche termometro di democrazia, anche per garantire un assetto democratico. E non siamo isolati, perché l'idea che voglia Giorgia Meloni e il suo partito isolato non è così, perché abbiamo sicuramente con noi i cittadini che ci stanno dando tante dimostrazioni in questo periodo di vicinanza, e abbiamo l'unità del partito. E forse anche una parte della base leghista. Sì, beh, diciamo che sui social in questi giorni si stanno... Ci sono tante attestazioni di stima, e poi dicevo l'unità e la coesione del partito, perché in un momento in cui quasi ogni partito, per un motivo o per l'altro, il PD c'è il problema delle donne, i 5 Stelle sono in deflagrazione, la Lega comunque ha avuto qualche problema con la base, Forza Italia c'ha il problema dell'assetto tra chi è ministro e chi non lo è, Fratelli d'Italia non ha alcun problema interno, quindi non è un isolamento, è una questione di coerenza col proprio elettorato. Cerchiamo tra poco di capire, lo faremo anche con le parole di Giorgia Meloni, di capire come, quale tipo di opposizione farete. Voglio invece presentarvi il prossimo ospite, prima leggendo una considerazione che lui ha fatto. Dice, non credo che la crisi di governo sia stata un bene per l'Italia, ma non posso negare che anche se in compagnia di un po' di ministri che risultano indigesti a chi ha spiccata sensibilità politica, l'arrivo di Draghi sia una grande opportunità per l'Italia. Parole di Fabio Pizzul. Buonasera. Buonasera, le ho scritte io. Sì. Mi pare che le abbia scritte lei. No, confermo, mi fa venire i dubbi. Partito Democratico, l'anima lombarda del Partito Democratico, Regione Lombardia, poi cerchiamo di capire anche se come cambieranno i rapporti tra la Regione e il Governo Centrale. Lei parla di ministri indigesti. No, indigesti perché ha spiccata sensibilità politica, ma da una parte e dall'altra, perché mi rendo conto che, guardando anche le immagini prima della vostra bella scheda montata molto molto bene, che vedere schierati al fianco di Draghi, da una parte Giorgetti e Brunetta, dall'altra vedevano Di Maio e Franceschini, ecco, per i partiti che sostengono questo governo da una parte o dall'altra, gli uni o gli altri possono un po' essere indigesti dal punto di vista
politico e della storia politica, reciprocamente indigesti. Quindi a lei è una... chi è indigesto, Giorgetti? Ma no, ma in realtà io sono abbastanza, abbastanza di bocca buona e una buona digestione in generale, però devo dire che in questo momento il governo che ci è stato proposto è un governo che vede i partiti un po' nel freezer. Perché di fatto la scelta fatta dal Presidente della Repubblica è quella di dire: ragazzi, qui al voto facciamo fatica ad andare perché si creerebbero delle condizioni molto problematiche per il Paese. E un governo di spiccata maggioranza politica in Parlamento non si può creare, a giudicare da quello che abbiamo visto, e quindi l'opzione è Draghi. Per cui, se devo dire, poi per rispondere alla domanda e non sottrarmi, chi può essere più indigesto di altri, ecco, forse per i toni che ha utilizzato nei confronti della pubblica amministrazione in precedenti suoi passaggi, Brunetta può essere un po' indigesto. Devo dire però che, a onor del vero, nell'ultimo periodo ha cambiato toni e atteggiamenti e si è dimostrato anche abbastanza dialogante. Così, vedremo, è una sorpresa. Così come sono cambiati i toni della Lega, chiaramente, anche rispetto a... l'avevo notato anch'io, più europeista. aggiungiamo anche, abbiamo citato il neo ministro Giorgetti, forse è sicuramente uno degli artefici di questo governo di larghissime intese, perché sappiamo avere un rapporto stretto con Draghi, così come Berlusconi, insomma, non è un segreto il fatto che alcuni personalità politiche più di altre abbiano lavorato. Sono gli unici due con cui si dà del tu, eccetto i ministri tecnici, il Presidente del Consiglio Draghi, sono appunto Brunetta e Giorgetti. Sentiamo la prima telefonata, poi ho una domanda per Frassinetti. Allora, la prima telefonata da casa, pronto, buonasera, dica. Buonasera, sono Giorgio di Bergamo. Giorgio, buonasera, dica. Potrei fare due considerazioni, nel Prego. Senso che io avrei preferito veramente un governo solo di tecnici, perché fra poco, cioè, ci saranno dei problemi da risolvere, il reddito di cittadinanza, ci sono vari problemi da risolvere che non so fino a che punto i partiti sarà sempre una luna di miele, cioè qua ci saranno veramente delle divergenze. Poi vorrei fare una considerazione alla rappresentante dei Fratelli d'Italia. Ma a me, cioè, voi siete all'opposizione, però che facciate un'opposizione costruttiva, perché questo non mi sembra che la state facendo. Poi dovrei dire un'altra cosa. Cos'è che ci fate voi insieme a Berlusconi e Salvini quando che loro hanno accettato la proposta di Draghi? Voi non l'avete accettata, cioè siete in coalizione, però siete anche in disaccordo, cioè non lo vedo un discorso molto... molto, molto saggio il vostro, capito? Allora, grazie. Sentiamo sul tipo di opposizione. Grazie Giorgio per la domanda. Allora, il tipo di opposizione, al di là delle considerazioni di Ma Giorgio... Ma tanto che... no, posso fare una premessa, che è quella che il telespettatore ha appena detto, che non stiamo facendo un'opposizione responsabile, ma non abbiamo ancora iniziato. Come ecco, fa a che dirlo? Opposizione farete? Ma per rispondere a Giorgio. Giorgia Meloni ha più volte dichiarato che la nostra sarà un'opposizione patriottica. Laddove noi constateremo che ci sono dei provvedimenti utili all'Italia, li voteremo e li appoggeremo. E di volta in volta decideremo. L'abbiamo fatto anche in passato, non dimentichiamoci il voto sugli scostamenti di bilancio col governo giallorosso, Conte versione giallorossa, e quindi abbiamo dato già dimostrazioni tangibili. Quando ci saranno dei provvedimenti utili per l'Italia, noi li voteremo. È un'opposizione patriottica, però, e chiudo, la questione che siccome la Lega e Forza Italia hanno aderito, dobbiamo aderire anche noi siamo dei partiti diversi, abbiamo una nostra identità, tant'è vero che all'inizio della legislatura la Lega ha fatto il governo giallo-verde con i 5 Stelle, con Conte Premier, e noi siamo stati all'opposizione, pure abbiamo vinto in tante regioni contemporaneamente. Ecco, poi vedremo anche come si riesce a sviluppare questo centrodestra, che non è più compatto come evidentemente un mese fa, poi nel prossimo appuntamento elettorale che sarà amministrativo. Ancora da casa, poi una domanda per Pizzo. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Sono Roberto, chiamo da Milano. Buonasera, io volevo invece... Volevo fare questa considerazione. Allora, partendo dal presupposto che non condivido le idee politiche del partito dei Fratelli d'Italia e della loro linea, però devo ammettere con grande stima la posizione del partito e del suo rappresentante Meloni.
che devo dire è stata una grande stratega in questa situazione, perché sicuramente tutto andrà bene, adesso ci sono solamente loro all'opposizione, per cui sicuramente riuscirà a raccogliere tutta quella parte di destra che sicuramente si spaccherà, perché le cose andranno bene ma non andranno bene, e riuscirà a fare maggior cumulo rispetto agli uscenti Lega e gli uscenti Forza Italia. Secondo me veramente una buona mossa da un punto di vista strategico. Complimenti. Grazie per la telefonata, Roberto. Si rischia di aprire, secondo Roberto, una prateria elettorale. Sorpasserete a destra Salvini, che in questo momento è mai così stato moderato. Innanzitutto, l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi ci auguriamo che vada bene per l'Italia, cioè non stiamo a fare i gufi, cioè è un'opposizione, questo l'ha detto anche Giorgia Meloni dopo l'incontro con Mario Draghi, ha detto ci auguriamo che lei possa fare bene, ma poi abbiamo dei dubbi per questo e quest'altro motivo. Ma non abbiamo mai fatto dei calcoli di interesse, perché è una posizione anche scomoda, forse andare dico al anche, governo, dico anche avere dei posti di potere. Che io sono tra quelli che pensano che la ricerca del consenso nella politica sia non solo legittima ma necessaria. No, però sia è stato fatto un discorso conseguenziale, di coerenza, non tanto di tornaconto elettorale. C'erano anche delle cose positive se si fosse preso una decisione diversa andando a governare, insomma, diciamo che le poltrone del potere governativo non fanno schifo a nessuno, e tantomeno adesso dovranno nominare i sottosegretari. Esatto, c'è quella partita che se vogliamo meno evidente rispetto meno a quella evidente, del governo, ma molto, molto incisiva per il territorio, per il territorio e per gli equilibri, evidentemente da riassettare. Pizzu, quello che voglio chiedere a lei, poi entreremo anche nel vivo del discorso di Mario Draghi. Parlavamo poco prima della diretta dei ministri, e poi l'ha fatto anche ovviamente in onda. Tra le scelte sulle quali si sono accavalate alcune domande, c'è sicuramente quella di Maria Stella Gelmini, perché ricopre un ministero importante anche per i rapporti tra la Lombardia e il governo centrale. Cambieranno questi rapporti secondo lei? Se sì, come? Detto che i rapporti tra voi e il governo centrale negli ultimi, o meglio voi, non voi come opposizione, tra la Lombardia e il governo centrale erano piuttosto sfilacciati, per usare un eufemismo. C'è la telefonata o rispondo? Rispondiamo poi. Speravo di salvarmi con la telefonata. No, sto scherzando ovviamente. No, allora, prima cosa da dire è che i tre ministri di Forza Italia sono senza portafoglio. Questo è anche un segnale preciso dal punto di vista politico. Quanto poi al coinvolgimento di Maria Stella Gelmini, secondo me può avere un senso aver messo sui rapporti con agli affari regionali, quindi rapporti con le regioni, una lombarda. Il ministero che era di Boccia. Era di Boccia, una lombarda. Perché è chiaro che... Bergamasca o Bresciana, forse. Bresciana. Una delle frizioni più importanti in conferenza Stato-Regioni è sempre stata negli ultimi mesi quella con la Lombardia, che è sempre stata con Fontana un po' la spina nel fianco nella conferenza Stato-Regioni. Aver messo una lombarda non leghista agli affari regionali può essere una mossa interessante. Poi io sono un autonomista convinto e tifavo e continuo a tifare per il regionalismo differenziato. Credo però purtroppo che questo sia un governo, anche con la scelta della Gelmini, che non farà grandi passi avanti sul regionalismo differenziato. Mi sbaglierò e spero di sbagliarmi, però credo che il pendolo che fino a qualche mese fa sembrava essere dalla parte dell'autonomia, adesso sia tornato verso centralismo di fatto. Da casa, il telespettatore che ha in qualche modo cercato di salvare, ma poi lo non so, l'ha fatto. L'avevo pagato apposta. Fabio Pizzu deve sincronizzarsi meglio. Buonasera, dica pure con chi parliamo. Buonasera Andrea, sono Carlo. Carlo, buonasera, dica. Da Milano, giusto? Da Bollate, quindi in zona rossa. Esatto, in zona rossa, tra l'altro. Siamo stati proprio saluto in diretta questa mattina. E saluto la Paola Frassinetti. Pizzu, aver messo la Maria Stella Gelmini è un segnale chiaro e ben preciso. Non ci sarà più quella diatriba tra la Lombardia e il governo centrale, punto, finisce lì. Speriamo. E tutto continuerà in una maniera abbastanza, diciamo, tranquilla dal punto di vista proprio, e la penso come lei. Posso dire una cosa? Innanzitutto, vabbè, diciamo che la coerenza in politica è una merce assai rara, soprattutto in questi ultimi 20 anni, e penso che la coerenza della Meloni prima o poi sarà premiata.
perché è un partito che ha una tradizione e una storia ben precisa e che prima di accettare compromessi diciamo che li pondera molto bene. In queste ammucchiate si sa benissimo che c'è qualcuno che bleffa, l'abbiamo già visto prima, e quindi si vedrà poi alla prova dei fatti, agli emendamenti più duri, soprattutto a marzo, chi veramente ha lo spirito nazionale o chi l'ha fatto per un puro senso pratico. Io non so se Draghi riuscirà a fare quello che tutti si aspettano, come io ricordo che da bambino, quando mi raccontavano le favole, il drago era un po' una cosa cattiva. Adesso questo è diventato subito dovrebbe un santo. Tutelarci, insomma. C'era anche esatto. Grisù, dai, il draghetto buono. È il draghetto buono. Io spero che faccia due o tre cose, non di più dal mio punto di vista. Che sappia tirarci fuori da questa pandemia, ma che soprattutto pensi veramente ai giovani. Perché ormai i giovani, è 20 anni, 30 anni che sento questo discorso. Ma ho paura che per pensare ai giovani bisogna far rinunciare qualcosa a noi di una certa età. Cioè, perché non puoi accontentare tutti, perché accontentare tutti vuol dire non accontentare poi nessuno. E poi già la Corte dei Conti ha gettato la sua sentenza. Noi stiamo facendo tutto a debito, il debito che ci stiamo accollando lo pagheranno le nuove generazioni. Vi saluto, buona serata. Grazie Carlo, grazie Carlo. Peraltro il presidente incaricato del Consiglio Mario Draghi ho citato questo in più di un passaggio, questo tema dell'eredità, insomma, che lasciamo ai nostri figli, che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti, che evidentemente è una prospettiva che ha voluto sottolineare nel suo discorso. Però in apertura e in chiusura del discorso ha anche tracciato il perimetro politico e istituzionale nel quale vorrà muoversi. Allora, via col primo servizio per cercare di capire quali saranno i limiti e soprattutto quali saranno i paletti che avrà questo governo Draghi in termini politici. Vediamo. Un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono, alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti, dei propri elettori, come degli elettori di altri schieramenti, anche dell'opposizione, dei cittadini tutti. Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione ne fa uno avanti, nel rispondere alle necessità del Paese. È il terzo governo della legislatura. Non c'è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento. Il sostegno convinto fra Senetti c'è stato, direi più che convinto, molto ampio, quasi bulgaro mi verrebbe da dire. Beh, sì, ne parlavamo prima, no? Relativamente anche alla nostra opposizione. Insomma, vi siete immolati, sacrificati a fare l'opposizione, no, in una necessità. No, non ci siamo immolati, era una scelta coerente con quello che abbiamo sempre detto, anche perché poi noi all'inizio, proprio il giorno prima di iniziare la nuova legislatura, abbiamo fatto una riunione, una convention dove ci eravamo proprio impegnati a non governare. Ma c'è stato un dibattito interno? C'era anche sì. All'interno vostro? All'interno non abbiamo avuto alcun tipo di dissenso. Abbiamo fatto la direzione nazionale perché siamo un partito vero, serio, e quindi il documento della Meloni è stato messo ai voti, naturalmente su Zoom, certo. Però c'erano. Però insomma non c'è stato un dibattito interno come nel Movimento 5 Stelle, ad esempio, che no, vabbè, quello zero, è, no, come dicevo prima, una coesione totale. Pur essendo storicamente nella destra, ci sono sempre stati, insomma, dei discorsi anche accesi, delle contrapposizioni, ma in Fratelli d'Italia è stato abbastanza facile per Giorgia Meloni imboccare questa strada. Ha seguito il suo leader e noi siamo anche nati nel momento dello shock Monti.
Cioè noi nasciamo nel 2012 proprio perché siamo stufi col PDL di dare i voti favorevoli a Monti. Quindi ha maggior ragione. Quindi dice... diciamo che questa esegesi delle origini ha pesato anche, secondo me, sulla convinzione della scelta. Psicologicamente su questa scelta. Da casa ancora, pronto, buonasera, con chi parliamo? Sei pronto, buonasera, sono Angelo. Angelo, dica. Andrea, per cortesia, lasciami terminare, se vuoi minuti perché... Le chiedo però di rispettare i tempi televisivi che sono un po' brevi, dica, dica. Senz'altro. Allora, il 3 febbraio del 2019, Zuccaretti ha detto, ve lo dico davanti a tutti... Ma guardi, però non capisco, deve parlare un attimo con calma, non capiamo, quindi parli più con calma perché altrimenti non sentiamo nulla qua in studio, dica pure. Ah, ecco, scusi. Allora, il 3 febbraio del 2019 Zingaretti ha detto, ve lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono pure stancato di dirlo, io lo trovo umiliante doverlo dire, io non farò mai nessuna alleanza con i 5 Stelle, li ho sconfitti due volte e non governerò mai con loro. Qualche settimana fa Zingaretti ha detto, non esiste un altro governo, o Conte o votazioni, è l'ennesimo voltafaccia di questo signore comunista. Questa sinistra, comunista, diciamo che è una definizione molto ampia e direi che poco... Lei non è la prima volta, lei identifica tutto ciò che sta nel centro-sinistra come comunista. Sono categorie un po' differenti, insomma, però sentiamo Pizzul, grazie Gio, sentiamo Pizzul. Pizzul, abbiamo due minuti per rispondere all'amico che ci ha chiamato, dicendo, ricordando quali sono le contraddizioni, si parlava prima di coerenza, di una politica, adesso viene definita liquida, per dire che cambia in fretta, però giustamente Giorgio dice, ma come? No, beh, Giorgio ha ragione. Angelo, scusi, non no, Giorgio. No, era Angelo, Angelo sì, Giorgio Angelo. Era prima. No, ha ragione Angelo, di fatto. Infatti, lasciando stare il 2019, che era un'altra era geologica, perché è passato davvero tantissimo tempo, quindi quella dichiarazione era figlia anche di un altro contesto e cose del genere. La dichiarazione fatta o Conte o morte, secondo me, è stato un errore. E perché rischia di appiattire il Partito Democratico su posizioni di contiguità e di alleanza inevitabile con il Movimento dei 5 Stelle, che secondo me non è nella natura delle cose. Per cui io sono rimasto un pochettino così perplesso rispetto all'affermazione fatta. E poi, guardate, è vero che le affermazioni categoriche... Ecco, la comunicazione, il linguaggio politico ci ha insegnato, soprattutto ultimamente, che le affermazioni dogmatiche, apodittiche, vengono smentite regolarmente. E vengono smentite, però sono quelle che più piacciono anche ai giornalisti, no? Perché se tu fai un'affermazione dogmatica o apodittica, come si diceva, fa titolo. Dopodiché ti accorgi che dopo anche solo 15 giorni magari quell'affermazione deve essere scadenza, un po' rivista. Ha una scadenza, esatto. Insomma è un po'... Però le affermazioni apodittiche, tra poco dobbiamo andare in pubblicità, di una volta avevano una scadenza molto lunga, diciamo quella di un pacco una volta, di pasta. Una volta non c'erano i social, una adesso volta scadono come lo yogurt in frettissima. Sì, esatto. Beh, dico anche un'altra cosa, attenzione, perché è vero che scadono in fretta, è anche vero che non Angelo, ma i cittadini si dimenticano in fretta di quello che uno ha detto solo qualche giorno prima. E questo è un altro tema che dobbiamo affrontare, la coscienza e la coerenza su un elettorato che spesso è fluttuante. Pubblicità, a tra poco sentiamo altri passaggi del discorso di Draghi. Pubblicità. Eravamo rimasti alle affermazioni cosiddette apodittiche, mai con quello, mai con quell'altro, affermazioni che poi la politica rapidamente smentisce, o meglio, le scelte politiche smentiscono, scelte a volte inevitabili, a volte evidentemente di convenienza. Telefonate e poi ne parliamo in studio. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Pronto, la sentiamo, con chi parliamo? Sono Grazia di Como. Grazia di Como, dica pure Grazia, buonasera. Allora, volevo dire due parole ai Fratelli d'Italia.
Prego, l'ascolta la ecco, regola Frassinetti. Niente, vabbè, io sono d'accordo con loro a rimanere all'opposizione, però dovrebbero votare le cose che comunque Draghi sicuramente farà bene, perché comunque è una persona molto molto umile, una persona a parere mio, a parere di tutte le persone che comunque conosco, che parliamo della politica e dell'Italia di oggi. E poi per il resto cosa posso dire? Questa unione ci voleva, perché d'altronde non si poteva andare a votare. È giusto che tutti i partiti si erano messi insieme. L'unica cosa che mi meraviglia è che, nonostante questo che hanno accettato, facciano delle pagliacciate la sinistra, i grillini, anche Grillo, questo suo modo di fare, proprio mi dispiace per chi l'ha votato, perché comunque una volta possono fare, una volta non possono fare. È disgustoso vedere questo, però Draghi, nonostante tutto, penso che sappia, ha vissuto l'Italia e capisca che comunque hanno tutti dei malumori nel suo governo. Ma anche se i grillini dovessero andar via, ce la fanno ugualmente. In realtà pare che sia questa fronda di 15 senatori, e poi, 15, scusi, 16 finire, deputati. E poi quel signore invece della... mi aiuti, il signore che c'ha sulla sua destra, sulla sua sinistra. Alla mia sinistra Fabio Pizzu del Partito Democratico, la sta ascoltando. È del Partito Democratico? Sì. Esatto, ecco, anche a loro volevo dire, cioè... sempre pettegolezzi, sempre cercare il difetto dell'uno e dell'altro, cioè pensate che comunque noi siamo delle persone, siamo un popolo che abbiamo bisogno di vivere, cercate di andare d'accordo e di riuscire a fare, non vi dico perché ognuno ha la sua idea, la destra, la sinistra, il centro, quello che volete, però per una volta volete dimostrare di essere con un pochino di verità, di umanità, di a cercare di fare. Non vi dico tutto perché non potete fare tutto. Una, ma una fare cosa, ci dica una cosa, una. Una. Non so, il fatto degli immigranti che arrivano così senza essere controllati. Allora, guardi, sull'immigrazione la interrompo, la ringrazio perché abbiamo proprio, ci introduce al prossimo blocco, quindi grazie all'amica da Como, grazie, dovrebbe chiamarsi, un appello, un plauso a Fratelli d'Italia, un appello alla, come dire, all'operatività e all'unità al Partito Democratico, e ha parlato di immigrazione. Ci scrive Federico da Bergamo, sarà dura per Salvini ottenere il blocco dell'immigrazione e il reddito di cittadinanza. In realtà il reddito di cittadinanza con Salvini c'entra poco. Sarebbe stato meglio, dice Federico, fare blocco con la Meloni. E quindi con Fratelli d'Italia. Pizzul, quale sarà, secondo lo, ad esempio, l'immigrazione, citata dall'amica da casa, sarà un primo scoglio sul quale rischia questo grande Titanic? No, Titanic no, perché evoca... un esempio. Esatto, evoca fini poco... Un po' di gufi. Esatto. Questo grande vascello su cui tutti sono imbarcati rischia di scontrarsi con alcuni scogli. Forse l'immigrazione sarà uno di questi. Ma in realtà, se andiamo a vedere quelli che sono i punti fondamentali su cui nasce questo governo, l'immigrazione non c'è. L'immigrazione è uno dei temi che dovranno essere gestiti, ma non saranno i temi forti di un governo come questo. L'immigrazione si inserisce all'interno di una condivisione del peso dell'accoglienza dei profughi e della gestione dei confini, che va distribuito e va soprattutto ascritto all'Europa. Per cui i temi fondamentali su cui Draghi è chiamato fin da subito a intervenire sono la gestione della pandemia e quindi la campagna vaccinale, la ripresa economica dopo la pandemia e la programmazione dei fondi di Next Generation EU o Recovery Plan, chiamatelo come volete. Questi sono i temi, unitamente al tema dei giovani, che correttamente anche Carlo prima sottolineava e che a Draghi sta molto molto a cuore. Ancora da casa, poi un messaggio, pronto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mi chiamo Pagani, telefono da Besana Brianza. Besana Brianza, buonasera, dica. Vedo nel suo sottopancia che lei chiede cosa cambierà, sì, con il governo Draghi. Sarebbe bello, se fosse possibile, chiederlo al vecchio presidente Cossiga
cosa ne pensava di Draghi. Chiusa la parentesi, vada a vedersi cosa diceva Cossiga di Draghi. Buttata a così significa... Ci dica lei, buttata così, come dire. Guardi, è meglio sentire dalla fonte Cossiga. Ci dica. Non era molto amichevole. Esatto, ci dica lei, ci dica lei. Allora, io le volevo dire questo. Cosa cambierà? Non saprei dire, perché vede, ci sono tre incognite. Una si chiama Lamorgese, che ci sta riempiendo di clandestini. Altri 400 sono arrivati tra ieri e oggi, alla grande. Vediamo cosa chi sarà il sottosegretario di interni. Se sarà Molteni o qualche speranziella. Se sarà Pippo Franco non lo so. Allora, abbiamo recentemente dato Molteni come possibile, poi però è stato posto un veto. Insomma, ne abbiamo parlato. Ci sono i veti, vede? I veti è lo stesso. Chi ha imposto la Lamorgese e chi ha imposto Speranza e si chiama Presidente della Repubblica, che ovviamente fa i giochi di sinistra. Mi spiace dirlo, ma è così. Poi per sembra un'analisi azzardata che lei si attesta, non la condivido, ma la lascio esprimere. È la mia opinione. E la rispetto. Non la condivido, ma la rispetto. Le vorrei fare un esempio. Quando nel primo governo Conte si cercava di formare una maggioranza, Mattarella diede 5 giorni di tempo per cercare di formare questo governo, mentre alla sinistra, che doveva tentare con Cottarelli, gliene diede 15, vede, 2 pesi e 2 misure. Per cui è ovvio che Mattarella sia stato eletto da Renzi, che all'epoca era segretario del PD. Renzi fa i suoi giochi. E adesso il tentativo qual è? Quello di riconfermare un Mattarella o di mettercene un equivalente, spero non un Napolitano, perché Napolitano è il massimo del negativo. A parte ciò, volevo concludere con una battuta. Dica. Al signor Pizzul, mi era molto più simpatico il suo papà quando parlava di calcio. Il PD non lo amo molto, e ricordiamoci cosa non si era capito, non si era capito. L'avevamo intuito, la sua posizione è comunque posizione che, come dire, rispettiamo. Ma cosa tifa lei però? Ecco, cosa mi fate tifa fare lei? I complimenti alla signora dei Fratelli d'Italia, che se non avessi la mia Lega, politicamente o calcisticamente? Per loro. Grazie, buonasera. Grazie a lei, niente, non c'è risposta. Comunque è disponibile a svelare la fede politica, ma non quella calcistica. Se posso, Presidente. Signore, essendo nel mio collegio, mi ha comunque votato, perché era un collegio uninominale e quindi rappresentavo anche la Lega, quindi mi ha votato. No, io volevo solo tornare un secondo sulla questione che l'immigrazione non sarà un tema centrale. Io penso che questo sia un governo più politico che tecnico, come sarebbe stato invece nelle idee iniziali del Presidente della Repubblica. È un governo politico, lo dimostrano i ministri, lo dimostra la continuità col governo Conte, perché abbiamo Speranza, Di Maio, Lamorgese. Franceschini, Lamorgese, cioè tantissimi sono i ministri in continuità. E quindi è evidente un governo politico. E non è neanche un governo di scopo, come diceva Pizzul, che deve mettere a posto l'economia, rivedere il recovery e naturalmente pensare all'emergenza sanitaria. Perché se così fosse, noi avevamo anche detto, se fa un governo di scopo, noi lo appoggiamo 3-4 mesi, poi si va alle elezioni. Chiaro, però, e lui ha detto no, questo è un governo in pratica di legislatura. Quindi l'immigrazione, secondo me, con gli sbarchi che ci saranno poi con la bella stagione sempre di più, diventerà un problema, non sarà sullo sfondo, ecco, secondo me. Sentiamo la telefonata, poi proprio il passaggio sull'immigrazione e anche sull'europeismo di Mario Draghi nel suo discorso al Senato. Rapidamente da casa, buonasera. Con chi parliamo? Da Milano. Da Milano, nome? Solo il nome? Angelo. Angelo, buonasera Angelo, dica. Senta, io volevo fare un intervento sulla sanità. La sanità? Perché, sì. Allora, sono disoccupato. Da 3 anni non riesco più a trovare niente. Per volta sono caduto e mi sono rotto un femore e sto camminando così con una stampella. Adesso purtroppo ho avuto delle perdite di sangue da parte di... Le chiedo però, con il massimo rispetto per la sua storia, stiamo parlando di attualità politica, quindi se ha un nesso con quello di cui stiamo parlando, arrivi pure al nesso. Se no, ripeto, arrivo con rispetto per la sua storia, le chiedo di... Dovevo prenotare sta visita piuttosto urgente, disoccupato, senza soldi. Praticamente mi hanno detto che
per il Covid devo aspettare 3 mesi, se voglio posso spendere 700 euro. Questa è la sanità lombarda. Io 700 euro non mangio, quindi non le posso spendere. Capisco, Angelo. E sono in casa da solo. La ringrazio per aver chiamato. Capisco la sua, il suo stato di necessità, assolutamente la sua storia. Diciamo che in questo momento l'obiettivo era puntato su altro, però raccogliamo quantomeno il suo grido d'allarme e l'abbiamo in qualche modo rilanciato. Situazioni del genere purtroppo ne esistono, difficoltà simili, e noi le diamo volentieri spazio. Eravamo chiaramente su un altro tema in questo momento, sul tema dell'immigrazione. Allora, dato che ne ha parlato il Premier Draghi, sentiamo le sue parole e poi andiamo in pubblicità. Sentiamo subito su Europa e immigrazione. Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro. Significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata. Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, nel quale perseguiremo un deciso rafforzamento dell'equilibrio tra responsabilità dei paesi di primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche la costruzione di una politica europea dei rimpatri dei non aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati. Questi passaggi sul tema, tema che evidentemente rischia di essere poi uno scoglio nel percorso verso fine legislatura di questo governo. Pubblicità, a tra poco. Come potete immaginare, anche durante i fuori onda il dibattito prosegue e tocca tasti interessanti. Si parlava di scuola poco fa e allora proprio sulle scuole ci sono stati diversi passaggi del discorso di Draghi, ne sentiamo uno sul quale poi torniamo in studio a commentare. Vediamo il passaggio sulle scuole. La scuola. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. Frassinati, fin da subito Draghi ha detto che bisogna recuperare quanto perso, andando a oltranza di fatto, è d'accordo? No, non sono assolutamente d'accordo sulla scuola fino a fine giugno, perché quei 15 giorni non cambiano nulla, significa dire che gli insegnanti praticamente non hanno fatto nulla in questo anno in cui si sono impegnati con la didattica a distanza, che è stata sicuramente problematica, ma gli insegnanti e molti hanno dovuto anche proprio ingegnarsi nel riuscire a imparare, perché non avevano una preparazione, a fare didattica a distanza. E ad attrezzarsi anche. Io sono per i corsi di recupero, non per questi 15 giorni con delle scuole vetuste, con delle temperature in alcune zone d'Italia che sfioreranno i 40 gradi e che sarà veramente senza ventilazione impossibile tenere gli studenti in queste condizioni. Hanno già passato un inverno con le finestre aperte e farli passare anche un'estate gocciolanti di sudore in questo senso. Io sarei per i corsi di recupero, per chi ha bisogno, allora mettere risorse su questo capitolo, perché gli insegnanti naturalmente devono lavorare di più per i corsi di recupero, c'è bisogno, secondo me, di questo potenziamento. C'è bisogno di una maturità seria, perché oggi è uscito il neo ministro Patrizio Bianchi dicendo che si farà solo l'orale. Senza il tema di maturità. Il tema di italiano in un esame di maturità può essere fatto con le garanzie di sicurezza, il distanziamento. Si sta facendo il concorso degli insegnanti, dove migliaia stanno girando in tutta Italia per fare questo concorso. Quindi si può fare anche il tema. Nelle scuole, che sono predisposte ovviamente in luglio, si possono anche tenere tutte le finestre aperte, in giugno, scusate, si possono tenere anche tutte le finestre aperte. Quindi secondo me è una maturità senza tema. Passi lo scorso anno che eravamo veramente investiti da questa epidemia nuova, ma quest'anno è giusto che almeno una prova scritta ci sia.
Perché è l'esame di maturità. Dice, non è... sì, no al prolungamento dell'orario, o meglio, sì, dell'anno corsi scolastico. Corsi di potenziamento, anche perché recupero, ci sono dei problemi tecnici, ci sono gli esami di maturità. I professori, molti, sono impegnati negli esami quindi di maturità. Quindi non si può sovrapporre, lei dice. I presidi spesso sono presidenti di commissione. Le scuole stesse sono occupate. I ragazzi devono poi, i primi di settembre, fare i test universitari. Io questi 15 giorni, anche da un punto di vista logistico, li vedo difficili da individuare, ma come me si sono espressi anche i sindacati, non soltanto io, devo dire la verità. Pizzul, a giugno, secondo lei, dato che il calendario scolastico poi viene definito in modo diverso da regione a regione, a giugno, secondo lei, in Lombardia, i vaccini saranno terminati? Perché poi anche questa sarà la chiave di volta per ritornare a fare scuola nel modo che conosciamo e non con la didattica a distanza. Bertolaso ha detto, no, io conto entro giugno, qualora dovessero arrivare le dosi necessarie, di finire la vaccinazione in massa. È plausibile, secondo lei? Bertolaso lo ha affermato con grande positività e appunto sicumera. Io credo che sarà difficile per giugno avere una copertura vaccinale totale. Spero che ci sia per il mondo della scuola, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti, perché ricordiamoci di un'altra cosa, che i vaccini in questo momento sono autorizzati dai 18 anni in su. Quindi vediamo di capire poi come possono essere utilizzati e a chi possono essere somministrati, tenendo conto del fatto che non tutti i vaccini vanno bene per tutti. Quindi è molto complicata la vicenda e io sarei molto più prudente rispetto a quanto ha detto Guido Bertolaso. È giusto gettare il cuore oltre l'ostacolo, però attenzione a non fare solo grande comunicazione e poi magari doversi scontrare con una realtà che è un po' diversa. Sono le frasi che appunto fanno titolo sui giornali. Poi no, però... no, per carità, poi Bertolaso è stato chiamato per questo in Lombardia, chiaro, per fare notizia, quindi... Per fare notizia, lei dice, non per gestire realmente... Ma... Non pensa che la sua figura possa contribuire a una gestione più efficiente? Allora, guardate, io credo che la Lombardia abbia dei tecnici all'interno delle proprie strutture perfettamente in grado di organizzare sia la campagna vaccinale, sia di dare i contributi per quello che riguarda il sistema sanitario. È mancata la guida politica. Io lo dico anche esplicitamente, sono rimasto molto colpito dal fatto che la Moratti ieri abbia deciso di silurare Marco Trivelli, il direttore generale della sanità, dando uno schiaffo di fatto ai tecnici della sanità lombarda, andando a pescare un tecnico valido, per carità, come Pavesi, come Giuseppe Pavesi, dal Veneto. E in Lombardia il problema non sono i tecnici. Il problema è mancata la guida politica e, guardate, è rischiosa questa china che stiamo prendendo. Lei ha citato il Veneto, dove Zaia ha diciamo, questa volontà di accaparrarsi, nel senso migliore del termine, di assicurarsi delle dosi di vaccino in più, magari anche agendo in modo autonomo rispetto al governo. Una politica che è stata definita demagogica da De Luca proprio nei giorni scorsi, governatore della Campania. E se De Luca dice che è qualcosa di demagogico, caspita, lei dice... deve essere proprio pesante. Però su questo Zaia in qualche modo ha precorso i tempi. Il problema della vaccinazione non è tanto non solo l'organizzazione quanto l'approvvigionamento di dosi, tema che ha toccato lo stesso Draghi e che al momento resta il vero nervo scoperto. Sì, guardate, io rispondo alla domanda citando non l'ultima arrivata, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ha detto attenzione, se andate sul mercato da singole regioni o singoli anche stati, rischiate, perché è complicato il mercato dei vaccini e più sei grosso più hai possibilità di trattativa. Se vai su altri canali, lo abbiamo visto anche in Lombardia col vaccino antinfluenzale, cioè la Lombardia è andata da un dentista di Bolzano a recuperare i vaccini antinfluenzali pagandoli 5 volte più di quello che sarebbe stato dovuto e adesso li ha lì perché non li ha utilizzati. Ecco, io mi auguro che per i vaccini anti-Covid non si vada da un igienista di Caltanissetta, per dire, ecco, attenzione. Un'altra telefonata da casa, pronto? Buonasera. Sì, buonasera, Vicky. Volevo dire che... Con chi parliamo? Il nome da dove chiama? Allora, io sono Roberto da Montofano. Roberto da Montofano, provincia di Como. Buonasera, dica. Esatto, sì. Vicky, io volevo dire una cosa. Praticamente si parla sempre di scuole, e giustamente per l'aiutare le scuole adesso si fa anche di più. Però io ho 55 anni, no? E siccome io e altri come me, che da 55 in su, no?
non sappiamo come andare avanti per andare a lavorare, perché si fa di tutto per aiutare tutte queste persone, però le aziende chiudono, il lavoro è quello che è, e anzi non so neanche se riusciamo a lavorare, capisci? Insomma, chiaro dice, è giusto pensare alla scuola, però al tempo stesso c'è un'economia in fortissima sofferenza. Noi come facciamo ad andare avanti? Nel senso, come facciamo ad arrivare alla pensione, all'età della pensione? Perché sono arrivati a 67 anni a darti la pensione, ma se noi abbiamo già 55 anni, non so se arriviamo a lavorare fino ai 67 per prendere la pensione. Chiaro, come ci arriviamo, lei dice, è chiaro, esatto, è chiaro Roberto. Allora, perché, voglio sentire sul tema Frassinetti, grazie per aver chiamato, perché tra l'altro ci ha introdotto anche il tema economico che avremmo comunque toccato. Frassinetti, in provincia di Como, dati della UIL di forse 2 giorni fa, quindi freschissimi, la bilancia tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, quindi tra assunzioni e licenziamenti di fatto o pensionamenti, è positiva, ma solo per il blocco dei licenziamenti. La UIL dice appena il blocco dei licenziamenti finirà sarà uno tsunami sul mercato occupazionale. In particolare, aggiunge la UIL, saranno giovani, ma non solo, saranno anche persone tra i 50 e i 60 anni difficilissime da ricollocare, che vedono lontana la pensione e vedono distrutto il proprio lavoro. Io penso che sia l'emergenza sia proprio quella, sia quando noi da questa situazione un po' anomala, che però è un po' come la bambagia, anche se è una brutta bambagia, rimanere reclusi, avere il coprifuoco, avere le zone che cambiano colore, ma quando la realtà sarà proprio, andremo proprio a sbattere contro la realtà e non ci sarà più il blocco dei licenziamenti e ci saranno le conseguenze di questi mancati ristori, soprattutto per le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti, i ristoratori, tutte queste piccole attività che chiuderanno. Ecco, io lì sarà la scommessa di riuscire a riprendere. Pronti ad appoggiare Draghi su quel capitolo, immaginando che lui, dato il suo profilo, possa avere sul tema una competenza, un profilo. Ci auguriamo che riesca a individuare il bandolo della matassa, ma la situazione è veramente grave. Io mi rivolgo anche a quello che è accaduto domenica, quando il comparto della montagna ha avuto un colpo mortale. Perché 4 miliardi e mezzo di quantificazione di danno per quella mancata ripartenza. Noi come Fratelli d'Italia saremo domani mattina a fare una protesta a Barso, ai piani di Bobbio, simbolica, davanti a un impianto, proprio perché c'erano state delle attività proprio di preparazione. Guardi, lei ha citato i piani di Bobbio, l'amministratore dei piani di Bobbio ha detto che il giorno prima aveva speso 20.000 litri di gasolio per battere le piste, sì, ma poi, per fare un esempio. Ma ecco. Poi tutta la filiera, gli alberghi, i ristoranti, di conseguenza le lavanderie. I servizi, insomma, collegati. Tutti i servizi, le filiere collegate che vanno completamente a catafascio dopo questa decisione presa poche ore prima. E poi volevo, siccome si parlava delle questioni mal gestite sui prodotti sanitari, dire che questo governo un segnale mandando via Arcuri lo doveva dare, perché Arcuri ha combinato soltanto guai, dai banchi a rotelle alle mascherine comprate a 1 euro quando poi si potevano comprare a 30 centesimi, alle primule di questi padiglioni che poi adesso Draghi pare abbia rifatto. Ecco, io un personaggio come Arcuri, se vogliamo davvero dare un segnale di discontinuità, gli avrei dato il ben servito. Chiarissimo. Allora, sull'aspetto economico invece abbiamo proprio il passaggio. Draghi, poi lo sentiremo, ha detto non pensate che sarà un interruttore, quando tutto ripartirà sarà un interruttore e la luce tornerà. Non sarà così, evidentemente, purtroppo. Telefonata da casa, poi sul tema sentiamo il passaggio del Presidente del Consiglio. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Michele. Da Sesto Feldovagno. Buonasera Michela, dica. Ma guarda, intanto devo fare complimenti alla Meloni perché è l'unica che ha fatto vedere agli altri politici cosa per la parola coerenza. Io non sono di quel partito, però in questo momento io penso che sia l'unica che sta tenendo tutti con piedi per terra. Perché la mia idea è che stanno pensando a Draghi è un po' come il Messia è venuto 2000 anni fa. La sento molto male, la sento si diffondesse ancora di più. Sarebbe mortale per una nazione come l'Italia, che è già profondamente colpita e degradata nel suo orgoglio. Questa è la mia paura.
Grazie per l'intervento, grazie mille. Allora, è partito con appunto un riconoscere a Fratelli d'Italia una coerenza che evidentemente è dotta apprezzata anche da altri punti di vista, politici ovviamente. Però eravamo rimasti al tema economico, l'abbiamo accennato, tra poco lo approfondiamo meglio, pubblicità, a tra poco. Toccato il tema economico che insieme, di fianco a quello sanitario, non prima e non dopo, ma assolutamente di fianco, è l'emergenza, la priorità di questo momento. Allora, sentiamo due considerazioni proprio di Mario Draghi sul tema. Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione che gli scienziati non smettono di ripeterci ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi. Una riforma fiscale segna in ogni paese un passaggio decisivo, indica priorità, dà certezze, offre opportunità, è l'architrave della politica di bilancio. In questa prospettiva va studiata una revisione profonda dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Presidente, darete, non dico carta bianca, però appoggio a Draghi sulle questioni economiche, tributarie e finanziarie? Ma noi siamo sempre stati per una riduzione delle tasse, quindi speriamo che questa sia la linea, perché in un momento così, con tutte le persone in difficoltà, con difficoltà anche a pagare le spese vive. Cioè io ho amici, colleghi, avvocati, che hanno problemi a pagare anche il canone dello studio, le libere professioni, non dimentichiamocele, perché le libere professioni hanno avuto dei grandi contraccolpi, perché naturalmente la gente, non avendo più disponibilità finanziaria, non va più dal professionista, non se lo può più permettere. E quindi è tutto a catena. O ci vai e non lo paga. O ci va. Beh, questo sempre, anche quando non c'è. Però è un problema serio. C'è stato un momento anche di unità nelle proposte della legge di bilancio per individuare degli ammortizzatori sociali anche per gli autonomi. Quindi un primo passo lì è stato fatto e anche noi eravamo d'accordo su quegli emendamenti. Però, per esempio, non riguardava gli ordini, cioè non riguardava gli avvocati, gli ingegneri. Quindi bisogna allargare e lavorare, perché il ceto medio è crollato. E quindi anche le professioni tipiche del ceto medio sono in grandissima difficoltà. E la domanda interna poggia sul ceto medio, quindi senza il ceto medio la domanda interna resta comunque molto, molto bassa. Pizzul, l'ha detto chiaro, adesso poi arriviamo dall'amico che ha chiamato da casa. Non ci saranno più sussidi a pioggia. Quando Draghi dice sarà compito della politica stabilire chi aiutare, chi invece accompagnare la trasformazione, sono parole gentili, molto, molto, molto diciamo equilibrate, delicate, per dire, signori, non ci saranno più aiuti a pioggia e soldi per tutti, ma dovremo attentamente identificare chi aiutare e chi invece accompagnare verso una transizione. Sì, senza abbandonare nessuno, però, perché è stato chiaro Draghi nel dire non pensate di poter andare avanti con delle attività che in prospettiva non hanno futuro. Però non vi lasceremo soli, non vi diremo arrangiatevi e chi si è visto. Nelle sue parole c'è questa transizione verso una trasformazione anche delle possibili attività. Tra l'altro ha detto una cosa ieri nella replica breve che ha fatto alla Camera, interessante Draghi, ad esempio sul tema del turismo che prima si sottolineava. Turismo, ministero peraltro con portafogli, ministro leghista. No, certo, sul turismo ha detto guardate, quella è una certezza riguardo al fatto che
appena la pandemia passerà, quello riparte. Perché quello l'Italia riparte come un interruttore. Quello riparte, sì. Riparte con un interruttore. Quindi ha fatto anche degli esempi concreti e secondo me sul discorso del turismo è prima risolviamo questa caspita di emergenza sanitaria, prima si può anche far ripartire una delle locomotive d'Italia, perché oggettivamente su quello noi non abbiamo rivali al mondo. Però tutti i discorsi economici devono chiaramente fare i conti con l'emergenza sanitaria, perché finché abbiamo tra i piedi questo virus e non abbiamo una copertura vaccinale sufficiente, anche tutti questi discorsi di accompagnamento, cose del genere, purtroppo devono fare i conti con il fatto che dobbiamo andare ancora tutti in giro con la mascherina e soprattutto non possono tutte le attività ripartire in pieno. Per fare un numero diciamo indicativo, 10 milioni di abitanti a Lombardia, il target della vaccinazione di massa è poco più di 6 milioni, quindi quello è ciò che si punta a fare evidentemente per veramente mettere i bastoni fra le ruote al virus, impedirgli di circolare e soprattutto di replicarsi in queste varianti che soprattutto in Lombardia sembrano essere un problema. 4 microzone rosse, lo ricordiamo, Viggiù in provincia di Varese, Bollate in provincia di Milano, poi Castrezzato in provincia di Brescia e Mede nel Pavese. Esatto. Tra l'altro, notizia di questa sera, il prefetto, no, anzi l'ATS di Brescia ha disposto la chiusura nella zona del lago di Iseo di alcuni plessi scolastici, delle superiori, di un paio di comuni, perché là c'erano dei focolai particolari, quindi non zone rosse ma chiusure mirate. Si va in quella direzione, però questo porta a dire che il virus è in giro e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Soprattutto anche luce del fatto che si temeva per la Lombardia un passaggio in zona arancione, questo passaggio è stato scongiurato con un sospiro di sollievo per i cittadini e per parte dell'economia, però questo non deve evidentemente far abbassare la guardia sui comportamenti. Siamo rimasti gialli, come si suol dire, però sempre l'appello non è mai sufficiente, la prudenza. Una telefonata da casa, pronto, buonasera. Sì, buonasera, Enrico da Como. Enrico da Como, dica pure. Sì, ecco, io sono preoccupato un po' per questa situazione occupazionale in generale, ma quella che ne risentirà maggiormente secondo me è il comparto manifatturiero. Noi abbiamo già delle avvisaglie molto importanti nel nostro territorio provinciale, ricordiamo quella nota azienda tedesca che produce detersivi. La Henkel di Lomazzo. La Henkel di Lomazzo. Sì, esatto. Io non volevo fare nomi pubblicitari. No, beh, ma la Henkel non è il nome di un prodotto. Quindi esatto. Poi anche abbiamo letto e sentito delle dichiarazioni di un noto imprenditore tessile Comasco, cioè della grande, diciamo così, della grande difficoltà di una ripartenza. Io credo che subiremo veramente, come ha detto il sindacato che avete citato prima, che ci sarà uno tsunami. Spero che sia uno tsunami controllato, cioè nel senso che non spazzi tutto quello che trovi davanti, ma che venga, usando un termine così un po' canalizzato, evitando l'esondazione catastrofica nel mondo dell'occupazione. E poi volevo chiudere solamente dicendo della posizione che ha avuto, la mia considerazione sulla posizione che ha assunto il partito della signora, cioè Fratelli d'Italia, un atteggiamento tendista, perché secondo me è più riconducibile a consensi elettorali che a scelte veramente determinate, visto che loro dicono che appoggeranno quello che riterranno loro opportuno fare. Ecco, vorrei dire o si è o non si è, e auguro comunque al sistema politico italiano di prendere in mano la situazione, pur avendo un presidente così definito tecnico, per avere una continuità occupazionale su tutto il territorio nazionale. Grazie per la vostra attenzione e auguro a tutti una buona serata. Grazie a lei Enrico, grazie per la considerazione e buona serata. Interessante quello che ha detto Enrico, ha detto, e io lo dicevo in apertura, sono tra coloro i quali reputano la ricerca del consenso elettorale non solo legittimo ma necessario. Cioè, e viene vista che la posizione di Fratelli d'Italia. In questo momento sembra che Draghi cammini anche sulle acque,
nel senso che manca che faccia i miracoli. Quindi c'è la santificazione. Quindi il fatto di non essere con lui che porti tutto questo consenso elettorale è, però ecco, non un po' siete, una contraddizione. Però al tempo stesso mi concede. Allora, o piace veramente anche però non siete neanche tutti apertamente contro, perché dite che ha un profilo elevato, dite che farete opposizione patriotica, noi quindi costruttiva. Noi non possiamo stare. Quindi non volete passare come noi distruttori. Noi non possiamo stare in un governo dove ci sono, dove c'è la continuità dei ministri del governo Conte, non possiamo stare. Scusi, Speranza, Di Maio. Speranza, Di Maio, la Morgese, perché abbiamo sempre contestato il governo Conte. Noi non possiamo stare in un governo con un Parlamento a maggioranza di sinistra, perché se il governo un giorno dicesse mi rimetto all'aula, esiste la stessa maggioranza che c'era con Conte, Italia Viva, PD, Movimento 5 Stelle, LeU, e quindi ogni provvedimento che passasse dal Parlamento in questo momento ovviamente avrebbe una maggioranza di sinistra. Noi eravamo per delle elezioni, visto che si vota in tutto il mondo, no? Si vota, si è votato in Portogallo, si è votato negli Stati Uniti, in Olanda, e dire, pur con tutta la stima che ho per il Presidente della Repubblica Mattarella, dire quasi che c'era il pericolo che di andare a votare quando forse più economico quando, che sanitario, quando noi facciamo comunque, i ragazzi vanno a scuola, andiamo dal parrucchiere, facciamo un sacco di attività, secondo me la via più logica, visto che non si trovava una maggioranza, era quella di dare la parola agli elettori. Quindi noi non è che siamo lì per un capriccio, siamo lì perché pensiamo, siamo convinti che dopo i tentativi legittimi fatti dal Presidente della Repubblica, non trovata la maggioranza politica, si dovevano sciogliere le Camere e chiedere agli elettori di votare. Mi consiglio di fare l'avvocato del diavolo. Vi siete messi in una posizione di opposizione elegante. Uso questo termine. Perché? Perché al tempo stesso non volete fare opposizione dura, distruttiva per certi versi. Ma noi siamo, siamo dei patrioti, non siamo. Avete le mani libere, avete un grande consenso, avete conservato una certa coerenza. Si può dire che dal punto di vista strategico, lo dico senza accensioni negative, sia un'ottima mossa. Noi faremo quello che facevamo anche col governo Conte, nel senso che quando c'erano dei provvedimenti utili da votare, li abbiamo votati anche allora, quindi non è che cambia. In un momento così di emergenza totale è evidente che se ci sono dei provvedimenti utili per la nazione li voteremo. Non vogliamo partecipare a un governo col PD e con i 5 Stelle perché lo abbiamo promesso ai nostri elettori e le promesse secondo me comunque in politica hanno una loro valenza. Abbiamo sempre detto no al PD, no ai 5 Stelle nella maggioranza e quindi abbiamo detto che non ci andava bene Conte e vediamo che ci sono dei ministri molto, molto politici che hanno contribuito a fare il governo Conte, quindi a fare disastri, perché se c'è questo governo è perché quelli hanno fatto disastri prima, no? È evidente. È chiaro, è una posizione dal punto di vista della coerenza politica inappuntabile, al tempo stesso però io sono convinto che anche dal punto di vista elettorale, ad esempio il rapporto con l'elettorato della Lega possa in qualche modo favorirvi. Noi abbiamo sempre sostenuto di andare a elezioni anticipate anche quando avevamo il 3%. Quindi si è andata a vedere anche storicamente, non facciamo calcoli. Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sono sempre state: se non c'è una maggioranza si torna a dare il voto agli elettori. E di questa idea siete ancora? Anche quando le percentuali sono state basse e ci sono stati periodi con le percentuali basse. Allora, pubblicità, tra poco. Abbiamo una telefonata in linea, chiedo al telespettatore la pazienza di attendere qualche minuto perché vi devo annunciare il prossimo ospite, collegato via Skype, il deputato Comasco del Movimento 5 Stelle, onorevole Giovanni Currò. Buonasera. Buonasera e grazie mille per l'invito. Buonasera Currò, non è un segreto che il Movimento 5 Stelle in questo momento sia attraversato da un dibattito che voi stessi definite feroce o comunque infuocato. Sappiamo che al Senato sono stati 15 dissidenti, alla Camera 16, su coloro che di fatto non hanno votato la fiducia al governo Draghi. In totale sono circa una trentina di parlamentari dissidenti.
che a questo punto rischiano, secondo gli analisti politici, di creare un danno grave, un'emorragia grave al Movimento 5 Stelle. Crimi ha annunciato una linea dura, Lezzi, guide dissidenti, insomma ci spiega cosa accade nel Movimento 5 Stelle e nello specifico cosa accadrà a questo drappello di 30 parlamentari dissidenti. Intanto mi fa piacere che si parli della mia forza politica, perché significa che in un ambito democratico come quello del Movimento 5 Stelle la trasparenza è pubblica anche in queste fasi di dialogo interno che hanno ovviamente tutti i partiti, ma ovviamente il Movimento 5 Stelle con estrema trasparenza l'ha dimostrato, e anche poi ovviamente l'avete visto anche nei fatti con le votazioni in contraddizione con quanto è stato assunto nella linea politica. La questione è molto semplice: noi ci definiamo portavoce perché noi raccogliamo le istanze dei territori, li portiamo in rete e poi li sottoponiamo in votazione. L'ultima votazione, non vi nascondo che comunque era molto insidiosa per la nostra forza politica, perché avete visto come abbiamo governato con la destra, con la sinistra, e in questo caso possiamo dire anche governare con tutti. Questo all'occhio di molti può essere una mancanza di coerenza, mentre all'occhio istituzionale è tutt'altro, significa essere responsabili di quella che è la linea politica presa e l'impegno assunto con gli italiani con il 33% dei voti nel 2018, e quindi dovevamo assolutamente andare ad affrontarci con la nostra base, e la base ha votato, la nostra base che non era proprio qualche persona ma 80.000 persone che si sono espresse in una giornata. Ecco, su quel voto però c'è stata qualche polemica. Sì. Su quel voto c'è stata più di una polemica, su come era composto il quesito, sullo scarto alla fine abbastanza risicato per chi lo ritiene tale, paragonato a un quesito che sembrava essere non del tutto neutro. Insomma, questi 30 dissidenti che fine faranno? Usciranno, verranno espulsi dal Movimento 5 Stelle, onorevole Curò? Sono già stati espulsi. Sono pubblicate le lettere di espulsione da parte del Movimento, dal gruppo parlamentare. Ecco. È chiaramente un momento non semplice, perché comunque sono colleghi molto validi e comunque siederanno accanto a noi nello stesso modo, perché anche se noi abbiamo votato sì, non è assolutamente un sì con grande gioia, è un sì posto con tante condizioni affinché si porta avanti il programma elettorale del Movimento 5 Stelle del 2018. L'abbiamo posto come condizione nel governo giallo-verde, l'abbiamo posto in condizione nel governo giallo-rosso, e adesso lo poniamo fortemente in condizione con tutte le altre forze politiche. Non a caso, infatti, questo governo si definisce sia in continuità che di un governo ecologico. Le chiedo in conclusione, onorevole Curò, come cambia il Movimento 5 Stelle dopo questa emorragia sicuramente dolorosa? Non cambierà nulla dal punto di vista dei risultati da ottenere. Dal punto di vista del numerico, la maggioranza la manteniamo, siamo ancora la prima forza politica in Parlamento, e quindi la faremo valere fino all'ultimo voto per ottenere i risultati che i cittadini ci hanno chiesto nel 2018. È un momento estremamente difficile, lo stato raccontando perfettamente, ci sono aziende nel nostro territorio che stanno chiudendo inspiegabilmente anche con la scusa di adottare la situazione pandemica, mentre poi ci è questione di pure marginalità maggiori. Eppure dobbiamo chiedere della responsabilità. La politica sta rispondendo con della responsabilità, adesso lo chiederemo anche alle imprese, ai cittadini che stanno rispondendo in questa situazione pandemica con enorme senso dello Stato. Grazie onorevole Curò, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. Partiamo da Frassinetti per poi concludere con Pizzul. Sicuramente Draghi, l'avvento di Draghi ha cambiato, sta cambiando un po' i partiti. La Lega, se si vuole identificare con Salvini, sicuramente Salvini che diventa più europeista, il Movimento 5 Stelle che forse sta anche maturando con un processo doloroso, se vogliamo, violento in termini o drammatico in termini propriamente politici. Cosa ne pensa? Ma io penso che ci sia anche un fattore molto, molto normale che ha formato questa situazione, un po' la paura di andare al voto da un movimento che, vedendo le percentuali e con il taglio 33% nel 2018, adesso con la riduzione dei parlamentari del gruppo sarebbe stato più che dimezzato. Ma io questo lo dico senza polemica, ha condizionato un po' ovviamente l'atteggiamento dei 5 Stelle, di quelli che hanno deciso di votare sì,
perché non dimentichiamoci che Draghi, per quelle che sono le loro politiche, è completamente all'opposto. Poi dopo è intervenuto Grillo con la transizione ecologica, però ieri nelle dichiarazioni di voto dei deputati che dichiaravano di votare no, si proclamava il programma dei 5 Stelle e anche in aula, in maniera palpabile, su alcuni passaggi come la giustizia, che sarà un altro problema per questo governo oltre l'immigrazione, appena l'esponente dei 5 Stelle parlava della continuità del giustizialismo che loro hanno come programma politica, da parte della Lega e di Forza Italia si è levato un putiferio di rumoreggiamento in aula. Ecco, quindi quando io dico che questa eterogeneità del governo, questa ammucchiata, questo essere così diversi provocherà dei problemi, si è visto anche plasticamente nell'aula di Montecitorio ieri. Peraltro quindi i fuoriusciti, poi passiamo la parola a Pizzo per la conclusione, i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle nemmeno si avvicinano a voi in termini politici, non possono essere assimilati a una generica opposizione al governo Draghi, sostanzialmente, perché vi differenziano. È un treno che si è un po' spezzato durante la corsa e sicuramente Fico ha fatto una grande opera di mediazione, perché secondo me se non ci fosse stato Fico probabilmente non sarebbero neanche arrivati a prendere la decisione del sì, però diciamo che non sarà più un movimento di protesta con quelle percentuali che abbiamo visto nelle ultime politiche, quello sicuramente. E questo è certificato evidentemente anche dagli ultimi sondaggi. Chiudiamo, Pizzul, abbiamo sentito l'intervento dell'esponente del Movimento 5 Stelle, a questo punto la maggioranza, comunque generosa, generosissima a sostegno del governo Draghi, si arricchisce, se così vogliamo dire, di una componente difficilmente prevedibile, come questi 30 parlamentari che, notizia delle scorse ore, pare si stiano avvicinando a quello che era l'Italia dei Valori. Sì, è un elemento di ulteriore diversificazione di una maggioranza già abbastanza diversificata. Credo però che Draghi abbia due assicurazioni sulla vita. Una, il fatto di aver voluto all'interno del proprio governo degli esponenti di spicco dei principali partiti che lo sostengono. E questo è non una connotazione politica del governo, perché sarà connotato soprattutto dall'azione dei ministri tecnici, ma è un'assicurazione sulla vita politica, perché ci hanno messo la faccia. Con i marescialli politici, insomma, quindi un governo politico. Seconda assicurazione sulla vita è il fatto che ha una maggioranza talmente ampia che sui diversi provvedimenti potrà essere anche variabile. Io non mi stupirei se su alcuni provvedimenti si troveranno dei sì da parte di Fratelli d'Italia e dei no da parte di una qualche componente della ampia maggioranza, e su altri provvedimenti altre cose. Sarà una navigazione non tanto a vista, perché c'è un solido cuscinetto di sicurezza per questo governo, che, ricordiamolo, è più governo del Presidente, nel senso di Presidente della Repubblica, che governo politico. Durerà fino alla fine della legislatura, secondo lei? Guardate, bisogna capire cosa succederà in questi primissimi mesi, perché questa sarà la cartina di tornasole. Se ci saranno delle fibrillazioni immediate, qualche dubbio c'è. E l'altro snodo è l'elezione del Presidente della Repubblica. Perché se lui farà il Presidente... È chiaro, lì probabilmente se Draghi farà il Presidente della Repubblica, io credo che si andrà al voto poi, appena dopo, sperando che la pandemia sia ormai un ricordo. Ecco, ovviamente quella è una condizione che dobbiamo sempre... Prima o poi si dovrà votare. Pandemia o no, comunque, alla scadenza della legislatura si dovrà votare. Io scommetto una cosa, se si va al voto a livello nazionale, si va al voto anche in Lombardia, anticipato. Dice? Allora, io me lo segno, vediamo se avrà ragione. Allora, grazie a Fabio Pizzul del Partito Democratico. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a Paola Frassinetti, Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti, grazie. Grazie ancora a chi ci ha seguito da casa. Nessun Dorma torna settimana prossima. Buonanotte. Nessun Dorma, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.